Piacere parlare con il presidente perché è stata una persona sincera e seria, quindi questo l'ho apprezzato molto. Ecco la mia scelta da dove è stata presa di accettare di venire qua. Ma ripeto, potevo aspettare tranquillamente e trovare qualche altra sistemazione, però mi affascinava molto questa piazza, mi affascina molto il pubblico di Bari e in più ho trovato perché non posso portare il mio telefono qua, ma tantissimi messaggi di affetto che mi hanno portato a questa decisione. È la prima volta che scende più giù di Napoli, no? Sì. Che effetto le fa? Infatti sotto sto a mezza maniche, con un giubbotto. Quello è l'effetto che mi fa. Avevo bisogno, non nascondo che avevo bisogno, perché comunque su fa freddo, è un clima diverso. Avere 9 gradi, avere meno gradi, c'è un bel po' di differenza. Poi ho bisogno un po' del mare, quindi, ma al di là di questo, la scelta non l'ho presa in base a queste cose qua. Veramente l'ho presa in base ai tifosi che mi hanno fatto sentire tutto il calore e l'affetto nei miei confronti. Perciò metterò sempre, suderò ogni minuto questa maglia per provare a ricambiare l'affetto che mi è stato dato. Antonio, ti chiedo di parlare di un trio, Flora Flores, Maniero e Brienza, raccontaci. No, non parlo di queste cose, io sinceramente mi interessa poco. Io, il mio obiettivo è cercare, il mio obiettivo insieme alla squadra è quello di vincere la domenica. Chi scende in campo sa di farlo, poi che scendo con Maniero, che scendo con De Luca, che scendo con Brienza o Parigini, ripeto, la cosa più importante viene prima la maglia, poi i nomi. Io so che mi devo calare in un ambiente particolare, che no, sono sincero che fino a qualche mese fa nemmeno pensavo minimamente di farlo, però ripeto, l'ho accettato e lo ribadisco perché comunque credo che sia uno dei club più importanti d'Italia. E lo faccio con tanto, veramente con tanta voglia e tanta passione. Ma poi prima di arrivare a Bari avevi definito questa sfida come difficile, ce ne siamo accorti sabato, forse una delle peggiori partite, se non la peggiore di Bari di questa stagione. Dovevo venire io qua, giusto? Ho di fare un gol. Ora l'allenatore ha parlato di blackout che non si aspettava, anche in riferimento agli errori della difesa, ha detto un merito per me, si chiude pochissimo, faccio vita a capire cosa è successo durante questa partita. È stato anche un problema fisico oppure no, secondo me? Io credetemi, sono arrivato venerdì alle 4 di notte. E ho conosciuto i ragazzi solo sabato, quindi pure volendo e voglio dire qualcosa non so nemmeno da che partire, perché comunque non conosco nemmeno i nomi dei ragazzi, li conosco solo di cognome della maglia, però ancora devo imparare i nomi, ancora non li conosco, quindi non so da cosa è dipeso questo blackout, però ripeto, il mister lo sa e oggi penso che ne parlerà il mister. Io più di dire che comunque bisogna lasciarci alle spalle quello che è successo e bisogna guardare già la partita di domenica, è una partita molto importante e ci può dare una svolta, perché in Serie B fai 3-4 vittorie e ti trovi a fare qualcosa di importante. Senti, servono i gol, tanti gol, perché il Bari in trasferta ne ha fatti solo 5. Tu quanti pensi di poter andare? Io non prometto, io ne parleremo a fine anno, perché non mi piace promettere qualcosa che a volte non si può mantenere. Io veramente odio fare promesse, io voglio solo mantenere i patti che ho fatto col presidente e quello sarebbe un grande piacere per me. Poi ripeto, sono napoletano, promettere i gol quante ne faccio sarebbe veramente inutile, ma spero veramente di dare un mio contributo. Quando a questo. Ad Arezzo ne facesti tanti in 2 stagioni? 31. Beh, non c'erano promesse? No, ma non ne faccio mai promesse, perché quando ogni volta che le ho fatte, pure anch'io mi sono promesso di fare qualcosa, non ho fatto niente, quindi il mio obiettivo è allenarmi giorno per giorno e dire la domenica sudarmi la maglia, quindi questo lo prometto, lo posso promettere. I gol è normale che si aspetta qualcosa da me, sono venuto qua per quello, però preferisco veramente non dirlo e non nemmeno pensarlo e farli e basta. Attaccato centrale o esterno lo stesso? Sì, per me non è un problema, ho fatto più l'esterno negli ultimi 10 anni che l'attaccante centrale, quindi non ho problemi. Si vede che viene dalla Serie A, perché parlavo di domenica come giornata attiva. Hai ragione, scusami. La trattativa è stata davvero così lampo? Sì, in 2 giorni. Vabbè, al di là dell'amicizia con Sean e con il mister che comunque ho avuto a Perugia, ma ripeto, veramente la mia scelta è stata basata proprio quando mi ha chiamato Sean e si è iniziata questa trattativa, è uscito sui giornali e i tifosi hanno iniziato a massacrarmi su Instagram.
Cioè massacrarmi nel senso buono, eh. Sì, ho dovuto bloccarlo perché comunque è stato veramente... m'ha fatto veramente sentire di nuovo calciatore. Quello è una cosa che avevo bisogno e per me è importante. Antonio, tu hai fatto praticamente 10 anni ininterrotti di Serie A e hai sempre giocato, perché alla fine, al di là dei gol più o meno rispetto alle stagioni, però sei sempre stato un riferimento delle squadre in cui sei andato. Hai spiegato bene, insomma, il motivo... Che volevi sentirti nuovo protagonista, ti chiedo solo, insomma, quanto coraggio ci è voluto a scendere di categoria, perché io penso che dovendo andare via dal Chievo, una sistemazione su entro fine mercato l'avresti comunque trovato. Sì, quello sì, sicuro, non è senza problemi, però ripeto, lo ribadisco, non è stata una scelta fatta perché scendere di categoria. Per me questa il Bari non è una categoria, non è una squadra che deve alla B. Io sto qua per cercare di portarla di nuovo dove merita, insieme ai compagni di squadra. E quindi, perché penso che una città come questa, di un pubblico del genere, merita di stare in palcoscenici più importanti. E quello è la scelta che mi ha fatto, quello è il motivo della scelta che ho fatto. Perché credo che raggiungere una promozione o fare un qualcosa di straordinario, perché comunque non ci nascondiamo che bisogna fare qualcosa di bello per arrivare a raggiungere quell'obiettivo che tutti sognano, io in primis. C'è da sudare, e come ho scritto sul mio social, le sfide più difficili sono sempre quelle più belle, e mi affascinava molto questa sfida. La clausola della tua permanenza in caso di promozione è uno stimolo in più, nel senso, sicuramente, te la prendi e magari te la giochi con questa maglia. Sicuramente, anzi, deve essere da stimolo, ma al di là dei soldi e di tutto, ma proprio perché, ripeto, il mio piacere è rimanere e fare qualcosa è la storia di questa squadra, di questo club, che sarebbe veramente bellissimo. E me ne hanno parlato sempre bene, quindi adesso tocco solo a me ricambiare la fiducia che mi è stata data. Riccardo Maniero, un napoletano come te, ti conoscevate già, avevi già avuto modo, no. Che impressione ti ha fatto a te? Ma impressione, tutti bravi ragazzi, poi sai, con un napoletano come Ciccio, come lui, è molto più facile subito parlare e adattarsi, però... Mi trovo a mio agio perché sono più o meno sulla mia onda di ignoranza, quindi mi trovo bene. Com'è quella frase, pigliamoci tutto quello che è nostro, no? In questi giorni sui social si fa riferimento. Pigliamoci tutto quello che è nostro. Con te, Riccardo. Sì, non ha portato bene, quindi è meglio evitare. Ma di là, no, a parte scherzi, veramente oggi forse è il primo giorno che li conosco un po' meglio. Ho fatto solo una giornata, solo sabato con loro. E sono andato a letto pure presto perché ero in coma, quindi non dormivo da 2-3 giorni perché l'adrenalina che l'aveva accumulato era tanta. Magari questa settimana li conoscerò meglio, imparerò meglio a conoscerli, e devo pagargli anche una cena perché ho fatto 500 partite da professionisti, quindi già mi tocca pagare, pensa un po', appena arrivato. Ritornando ad Arezzo, hai avuto un allenatore importante che sta facendo carriera come Antonio Conte. Quanto ti ha dato in termini di... quanto ti ha insegnato, quanto ti ha fatto scoprire le tue qualità? Ma la cosa che mi ha impressionato di mister è che è la mentalità. Lui viene dalla mentalità come la Juve, quella vincente. E la domenica voleva vincere sempre. E la prima parte di stagione è stata un po' complicata, perché secondo me tra le difficoltà, penalizzazione e tutto... abbiamo avuto parecchie difficoltà, infortuni e altre cose varie. Poi quando è ritornato sembrava un'altra persona e abbiamo fatto 12 risultati utili. Ripeto, al di là di come allena, al di là di questo, perché comunque non c'è bisogno che ne parlo io. A me la cosa che più mi ha impressionato è la mentalità, quello che ti trasmetteva e quello che ti dava, e la voglia di vincere e di non mollare mai. Quando è tornato ce l'ha trasmessa bene. Conte, come ci fossati, giusto? Sì. Non male, giusto. Sono insegnanti, non è che non sono male. Oggi è difficile trovare un allenatore che insegna calcio, ce ne sono pochi. Quindi e loro per me mi hanno insegnato tanto, insieme a Eusebio, di Francesco. Tra te e Brienza chi batte le punizioni? Visto che lui è a sinistro, io sono destro, quindi... È sinistro, no? Franco, sì. Certo. Io sono destro. Ma no, chi batte, l'importante è che si porta il risultato a casa. Poi se capita che batto io, magari un po' più lontano io, più vicino a lui, però Ciccio c'ha un piede. Un po' con le tre dita, un po' la Brasile.
c'ha un piede che è oro, quindi se se la sente è giusto che batte lui. Ma tu hai segnato la posizione? Abbiamo un certo punto? Non lo so, ho una decina. Una breve battuta sul Perugia, tra l'altro con la tua squadra. No, io voglio vincere, non è, ho poche battute da fare. Che squadra hai avuto modo di, se hai avuto modo di vedere? No, perché quando alle 3 si gioca noi ci allenavamo, quindi avrò visto in due partite da quando, perché alle 3 si gioca, noi ci allenavamo alle 3, quindi non c'era mai tempo di, se non giochi, se non le alleni, giochi sabato, quindi fai fatica a vedere le partite di B. Che ricordi hai di quell'esperienza condivisa con a Perugia? È stato una di quelle annate che porterò sempre con me nel cuore, perché chiuso il mercato il presidente ci disse che non ci avesse più pagato per i prossimi 6 mesi, quindi è stata una bella soddisfazione, ma non tanto per i soldi, perché comunque tutti quanti noi siamo uniti e abbiamo fatto la finale dei playoff senza mai prendere un euro per 6 mesi, e credetemi, abbiamo dato tutto. E quelle sono quelle annate che ti porti sempre dentro, che solo gente che ha umiltà e voglia di mettersi in discussione può raggiungere. Senti, Maurizio, a proposito dello senso di responsabilità, sinceramente non ricordo se ci sono stati altri casi di un giocatore che è arrivato un giorno in una società e il giorno dopo ha giocato. Un evento di questo tipo ti fa capire quanto il Bari conta su di te, cioè dal punto di vista della responsabilità, giocare dopo 20 ore che sei arrivato in una società, che percezione ti dà? No, la percezione è particolare, infatti avevo un po' paura, perché comunque veramente ho dormito poco, sono stato fino alle 4 col presidente per le firme e tutto, per gli accordi e tutto il resto. È una gran bella soddisfazione, è una bella grande responsabilità, però non è quello che mi fa paura a me, sinceramente, la responsabilità, se no non avrei giocato a calcio. Sai che è la responsabilità di una città intera, anzi è un deve essere uno stimolo in più per fare qualcosa di in più. Solo per concludere questo concetto, qui a Bari si parla spesso del fatto che i giocatori sono un po' inibiti dalla propria pressione dell'ambiente. Tu che cosa ne pensi a proposito di questi discorsi? Io ne avevo bisogno, quindi non lo so che cosa penso. Io ne avevo bisogno, ci ho accettato anche per questo, che negli ultimi anni me ne ero un po' appiattito, non è facile comunque. Sicuramente non è facile giocare con la pressione che se le cose non vanno bene ti fischiano oppure ti insultano, però guardiamo il lato positivo: se le cose vanno bene ti fanno sentire il giocatore, e quello per un calciatore credo che sia una cosa molto importante. Va bene, grazie a tutti, grazie. Un'altra foto per favore.